Allora, sono stato coinvolto dall'associazione per le MICI, le malattie infiammatorie croniche intestinali. Conoscevo il professor Armuzzi, mio figlio soffre di Crohn ed è in cura da loro e io devo dire ero molto molto felice, perché è una malattia difficilmente diagnosticabile. Siamo stati per tanto tempo senza capire che cosa avesse, dolori, qualità della vita bassa, un sacco di problemi. Poi alla fine, grazie al professore, siamo riusciti a diagnosticare il Crohn. Nel momento in cui questa malattia viene diagnosticata, può essere curata e la qualità della vita può tornare a essere quella normale. Quindi, avendo comunque vissuto in prima persona questo calvario, perché di questo si tratta, ho accettato con enorme piacere di poter fare uno spot, cioè una campagna mediatica, una campagna di comunicazione, dove fondamentalmente volevamo dire tre cose. La prima è che c'è un gruppo di riferimento che studia queste patologie, appunto le MICI, malattie infiammatorie croniche intestinali, le studia, ha fatto dei progressi incredibili negli ultimi 20 anni e queste malattie possono essere curate, quindi questa è già un'informazione fondamentale. L'importante è capire che sono MICI, malattie infiammatorie. Il secondo messaggio contenuto nello spot è quello di cercare di rassicurare i pazienti, questo andrebbe fatto in qualunque forma patologica, di cercare di tranquillizzarli, cercare di fargli capire che un malato può diventare una persona in cura, ed è fondamentalmente diverso, perché una persona in cura è una persona che intraprende un percorso che può arrivare o alla totale guarigione o comunque a uno stato di salute tale che permetta una ottima qualità della vita. E infine il terzo livello di messaggio nello spot è che comunque nello spot sono presenti persone malate di Crohn, ma che fanno una vita normalissima. C'è un manager che lavora tranquillamente, una mamma con i figli che va a fare la spesa, due adolescenti che ridono e scherzano, addirittura un campione di nuoto che vince delle medaglie. Quindi questa malattia non è invalidante se curata, e se curata permette di vivere normalmente come qualunque altra persona.